Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi si parla di una notizia di calciomercato veramente clamorosa, perché come sapete negli scorsi giorni dopo la partita con il Bologna è stato esonerato Juric da parte della Roma e in questi giorni la Roma sta cercando il suo sostituto, ma ormai da ore circola la voce che il sostituto di Juric nella Roma sarà Claudio Ranieri. Claudio Ranieri, ragazzi, arriverebbe alla Roma per la terza volta, infatti la prima volta ha allenato la Roma dal 2009 al 2011, la seconda volta ragazzi nel 2019 e adesso potrebbe allenare per la terza volta la Roma. Diciamo che Claudio Ranieri è un allenatore con molta esperienza, molto, cioè, anziano anche come persona perché ha più di 70 anni, quindi ha le ultime esperienze dal punto di vista diciamo, della sua carriera di allenamento. Però ragazzi è un allenatore che molto spesso ha fatto bene nella squadra in cui si è trovato, infatti ha allenato il Leicester con cui ha fatto secondo me l'impresa più grande della storia del calcio, vincendo un campionato con una squadra neopromossa che aveva come obiettivo la salvezza. Poi anche con la Roma comunque ha fatto bene perché stava per vincere lo scudetto nell'anno in cui l'Inter poi ha vinto il triplete. Ma in generale ragazzi Ranieri è un allenatore che quando viene difficilmente delude e che raggiunge gli obiettivi della squadra. Negli ultimi 2 anni Ranieri ha allenato il Cagliari e si è salvato entrambi gli anni. In generale Ranieri è un allenatore, come ho detto, affidabile ed esperto. Secondo me, ragazzi, la Roma è una squadra che in questo momento deve riacquisire, oltre all'identità di gioco, cioè prima dell'identità di gioco, un'unità di squadra. La Roma si deve unire, i calciatori devono prendere le loro responsabilità e devono ripartire perché la Roma ha toccato veramente il fondo con Juric. È a 4 punti dalla zona salvezza e sta facendo veramente veramente male. Però ragazzi, secondo me con Ranieri è un allenatore dal carattere forte, è un allenatore che sa gestire le idee di una squadra, avendo allenato anche grandi squadre in passato oltre alla Roma come la Juve e l'Inter. Quindi il modulo preferito di Ranieri è il 4-4-2, modulo che ha proposto anche nel Cagliari in questi anni. Quindi le squadre di Ranieri sono squadre difensive che però giocano molto di contropiede e secondo me ragazzi la Roma giocando in difesa e facendo i contropiedi potrebbe veramente veramente fare bene. Non mi aspetto una stagione incredibile da parte della Roma, anche perché in questo momento la Roma è a pezzi, è una squadra disastrata, però secondo me ragazzi con Ranieri in panchina la Roma può rialzarsi e può provare a qualificarsi in Europa, anche se quest'anno è particolarmente difficile perché la Fiorentina è a -1 dal Napoli, è seconda e sta facendo benissimo. La Lazio sta facendo benissimo. Insomma, qualificarsi in Europa anche in conference quest'anno per la Roma non sarà per niente facile, sarà difficile. Però ragazzi, sicuramente la Roma con Ranieri può risalire la classifica e può lottare con Lazio e Fiorentina per un posto in conference. Ragazzi, ci vediamo in un prossimo video e sempre Forza Napoli.